con Simone Berti, la presentazione classica in comune per questo avvio di stagione. Simone, una stagione interessante, la quarta della Fiorentina Basket, una stagione dove è ripartita con tante novità. Che sensazione hai? Sì, la presentazione, che è bello sempre comunque venire qua a fare la presentazione, per me è la seconda volta, ma comunque è sempre un bel effetto, è sempre bello. Ovviamente c'è tanto orgoglio per me nel continuare questa avventura con la Fiorentina Basket, con questo bel progetto, come abbiamo già parlato. Insomma, per me era prioritario metterci la faccia in un progetto bello a casa, e io, insomma, non potevo chiedere altro. Sicuramente ripartiamo con tanto entusiasmo, partendo da un grande risultato che è stato ottenuto l'anno scorso, e l'obiettivo che mi voglio e ci vogliamo porre tutti è di ripartire dal palazzetto pieno, con quell'entusiasmo, con quella pallacanestro che ci ha fatto divertire tutti quanti, immagino, durante tutto l'anno. Senti. È stata cambiata in larghissima parte ed è stata rifatta non seguendo più, diciamo, quel filo che si era creato l'anno scorso, ma provando a scegliere dei giocatori diversi, con attitudini diverse, mi viene da dire, soprattutto con una fisicità diversa, magari anche leggermente in controtendenza a quella che può essere un attimo la pallacanestro un pochino più moderna, ma che poi dall'altra faccia noi proponiamo questa fisicità, vogliamo porre questo agonismo, questo atletismo, questa stazza, perché poi, insomma, con Gino, insomma, si aprono tanti scenari particolari per poter fare bene questo campionato, perché abbiamo sicuramente una fisicità molto forte che ci permetterà di impostare il nostro marchio di fabbrica, sempre cercando di non snaturarci, nel cercare di correre, nel cercare di giocare la pallacanestro che faceva Lorenzo. Senti, tanti giocatori multiruolo, no? Che sì, si possono intercambiare. Però onestamente la grande curiosità è vedere anche tutta Rosa, perché Nicolà ci conta molto sia per la costruzione offensiva che come ancora per la difesa. Ho una mia grande curiosità è quella di vedere Vico accanto a te, vedere che coppia nasce, che feeling hai con lui. Sì, per ora speciale, onestamente con Sebastian abbiamo un bel feeling, non abbiamo mai giocato insieme, anzi è stato un nemico di tante battaglie, quindi è sicuramente bello per me affrontare quest'anno, sapere di avere a fianco una persona, un giocatore con le sue caratteristiche sia tecniche ma anche di persona. Sicuramente lui è un'aggiunta molto importante, perché non lo devo presentare io il tipo di giocatore che è Sebastian. Per quanto riguarda Gino, invece, è un giocatore che ha giocato in A1 in piazze importanti e che con la sua fisicità e con la sua stazza può sicuramente diventare un fattore. Dipenderà da lui, dipenderà da Andrea, ma dipenderà tanto anche da noi, come riusciremo a coinvolgerlo e quanto riusciremo a farlo diventare importante all'interno del nostro sistema. Certo che abbiamo bisogno di abituarsi, lui si deve abituare a non avere più gli americani, si deve abituare a essere anche un po' più protagonista, no? No, certo, ma lui non è uno che è uno già predisposto a questa cosa qua, quindi non mi preoccupa. È sicuramente una grande scommessa ed è bello, perché bisogna avere il coraggio per fare le cose, e io sono contento di averlo in squadra. Senti, da uomo franchigia, perché ti vedi sempre super coinvolto con i compagni, con la società, che promessa ti senti di fare a Firenze? Ma certo. La prima cosa è che, insomma, come ho detto, era quello che cercavo io, il progetto che mi mette al centro, che, insomma, mi vede come capitano, mi rende molto d'orgoglio. Sicuramente, ripeto, partiamo da una bella base che è quella dell'anno scorso. Purtroppo sono cambiati molti degli interpreti, manterremo sicuramente questo desiderio di fare in modo che le persone che amano il basket si identificano nella squadra. La Fiorentina Basket vuole mantenere questo livello, vuole aumentarlo se possibile.